Mattia Altobelli, con Nicolas Di Filippo sei stato il primo confermato, due nomi importanti. L'anno scorso sei partito un po' in sordina, tanta panchina, poi con Silva hai trovato il giusto e meritato spazio. Quest'anno altra storia, il post-Covid cambierà un po' il calcio, tu sei rimasto a Vasto, con quali ambizioni riparti? Beh, io particolarmente non vedo l'ora di riniziare perché era comunque, come hai detto tu, sono, vengo da un periodo di stop, poi sono arrivato qui, mi sono dovuto un attimo riprendere, mettere in forma e purtroppo nel momento in cui stavamo riprendendo, io particolarmente stavo riprendendo la forma, è successo questo periodo di coronavirus, però sono molto contento per la fiducia che mi ha dato il direttore, il presidente della società. Con Nicolas mi trovo benissimo, quindi non vedo l'ora di iniziare. Anche perché voi che siete rimasti avrete un motivo in più perché vi eravate fermati proprio come hai detto tu sul più bello, la Vastese era vicino ai playoff, ora non ci sono ancora i gironi, non si sa quali squadre affronterete, il mercato è in piena evoluzione, ma la Vastese secondo te farà un campionato importante? Ma io sono molto fiducioso, quindi credo che ci andremo a riprendere quello che abbiamo lasciato per strada, no? Perlomeno ci proviamo e daremo tutto noi stessi. Siete rimasti tu insieme a Di Filippo, insieme a Gianluca Pollace, tre senior che in Serie D si possono permettere poche squadre. La vostra coesistenza in campo potrà esserci durante tutto il corso della stagione o comunque qualcuno, voi non voi dovrà rimanere fuori anche per il discorso legato agli under? Ma a prescindere da senior,